professoressa Risco, presidente dell'Archeo Club di Lentini. Perché questo evento? L'evento è, intanto è diventata la nostra abitudine avere il professore Gian Siracusa almeno una volta l'anno, perché è la massima espressione, secondo me, degli intenditori innanzitutto d'arte, sia per quanto riguarda pittura, architettura, scultura, essendo anche un insegnante dell'Accademia di Belle Arti. Però a volte non basta essere solo insegnante, ci vuole qualche cosa di più, e lui credo che ce l'abbia. Basta pensare a quella bellissima opera che ha fatto con i due galli di Leontini e di Canicattini Bagni. Ha fatto praticamente le enciclopedie delle opere d'arte esistenti qui nel nostro territorio, e chi vuole saperne qualcosa va lì. Però non è soltanto un problema di notizie, è anche un problema di dire sulle cose che scrive, di dire che quello che significa quell'opera, e se lo dice per iscritto in un'opera così grande, a maggior ragione quando noi lo ascoltiamo. Professor Paolo Gian Siracusa, conferenza su Gian Lorenzo Bernini, scultore, architetto e pittore. Beh, parlare di Gian Lorenzo Bernini a Lentini è come parlare di una persona di casa, in quanto Lentini è stata ricostruita dopo il sisma del 1693 con caratteristiche barocche. E noi questa sera parliamo di barocco. Bernini è solo la punta dell'iceberg, cioè dire la parte più emergente di un sistema culturale e stilistico che dalle nostre parti ha avuto persino il riconoscimento UNESCO. Quindi parliamo di Bernini, ma parliamo di barocco siciliano e in particolare di barocco lentinese,